quanto verrà presentato? Oggi presentiamo un progetto che ereditiamo dallo scorso mandato, anche dal lavoro dell'assessore Ezio Nervo. È un'iniziativa originale perché nasce da un patto di collaborazione fra noi e delle associazioni che si occupano dell'educazione nell'ambito sportivo, in particolare anche attraverso uno studio dell'Università di Verona. All'interno del Parco dei Cedri, che come sapete è proprio sul confine tra Bologna e San Lazzaro, nel quartiere Savena, verrà allestito grazie a questo patto di collaborazione un parco che promuoverà lo sport per i bambini tra 0 e 6 anni con attività educative. Sarà un villaggio di legno dove esplorare diverse esperienze sportive, la manualità e anche una parte dedicata all'educazione alimentare. Potrebbe essere un progetto pilota per altre situazioni di questo tipo? È un progetto pilota a livello nazionale, c'è già un'altra esperienza. Bologna è la prima città in Emilia Romagna a portare avanti questa soluzione. È interessante per l'aspetto educativo in sé, per i contenuti, ma anche per come viene realizzato, grazie a un patto di collaborazione, perché noi grazie a questo patto riconosciamo lo sport e l'educazione come un bene comune della quale prenderci carico insieme, fra i promotori delle iniziative e l'amministrazione comunale, e mettere a disposizione alla cittadinanza uno spazio nuovo di libera fruizione. Ci sarà anche un frutteto di fianco al Parco Giochi? Sì, noi al Parco dei Cedri abbiamo già un oasi del WWF, è uno spazio già naturalistico di grande interesse. Con questo frutteto noi sicuramente andiamo ad ampliare l'offerta per le famiglie e per i bambini. L'ingresso sarà gratuito sia per le scuole che per le famiglie? Esattamente, sarà frequentato e frequentabile gratuitamente, come tutti i beni comuni devono essere.